Grazie. L'aurora. Dentro di noi c'è tutto, quindi c'è anche l'alieno. Quindi noi lo proiettiamo all'esterno semplicemente per capirci qualcosa anche, immagino, perché lo metto su Marte in modo tale che sia lontanissimo, così posso studiarlo, perché se penso che sia una cosa mia interiore invece diventa molto difficile, ho bisogno di dargli un nome, insomma. Se mi guardo dentro non lo trovo, insomma. Allora, Igor Sibaldi. Igor Sibaldi. Igor, io non sto a presentare Igor, no? Non c'è bisogno. Igor fa un po' di tutto, fa il filosofo, scrive più libri di qualsiasi essere alieno. Cioè anche gli alieni, se volessero, non riuscirebbero a scrivere 7 libri all'anno, tenere 150 conferenze, fare incontri, anche consultazioni vis-à-vis, e poi venire anche oggi qua, tra l'altro, no? Allora, ti faccio subito la domanda, è insita nella presentazione. Gli alieni, questi alieni che sembrano un po' dei maestri esoterici, no? Si fanno vedere di rado nella storia del mondo, fanno i misteriosi, sembrano maestri cosmici, Gesù, il figlio di un terrestre e di un Elohim, Buddha, Maometto, Mosè, sono tutte persone che apparentemente vengono inviate sulla Terra, vengono a dirci delle cose. Questi alieni, perché? Perché abbiamo creato gli alieni in questo nostro universo in cui evidentemente noi tutti siamo i creatori dell'universo, perché lo sappiamo, insomma, l'universo lo sto creando io in questo momento, decido io cosa percepire, decido io cosa vedere, perché abbiamo inventato questi alieni? Ma più o meno per lo stesso motivo per cui siamo qua oggi, che è una cosa, sicuramente ve ne sarete accorti, che non capita mai, mai, che persone che la pensano così diversamente, come Mauro, Ann e io, si trovano a parlare in cordialità, no? Senza litigare, pensate, senza litigare. La cosa che mi colpisce, tutti e due, cioè la prima volta che ho conosciuto Mauro è stata una... Mi sono commosso io quando ti ho conosciuto, perché non ho mai trovato nessuno che capisse l'ebraico in questo modo. E fino a quel momento pensavo, sono pazzo io, sono stupido io. Poi vedo che siamo in due, no? Ed era bellissimo, perché se tu parli con un semitista delle cose di cui parliamo noi, con un semitista universitario, non capisce neanche. Però abbiamo idee completamente diverse, il che non impedisce una simpatia fortissima da loro. E bravo Riccardo a dire mettiamoli insieme, bravo tu a sostenere la situazione, è importante, importante l'occasione. Il motivo di che siamo qui è proprio il fondamento, quello stavo ascoltando e stavo pensando. Sapete, noi tutti viviamo in un racconto, tutti noi viviamo in un racconto, e questo racconto non ha una lunga storia, perché noi cambiamo, facciamo dei grossi cambiamenti 2 o 3 volte l'anno, più o meno. E quando avviene un grosso cambiamento, l'indicazione psicologica del cambiamento che è avvenuto è che tu non riesci più a ricostruire perché prima ti comportavi in un altro modo. Per esempio, mi hanno portato, nel maggio scorso, mi hanno costretto ad andare in palestra. Io ho resistito 2 anni, lì c'è la responsabile della cosa, io 2 anni ho resistito dicendo mai. E poi ho ceduto. E in palestra sai come succede, cioè lo spogliatoio maschile ci si spoglia tra maschi. Io fino a quel momento mi andavo bene. Cioè, nessuno si lamentava, anche poi soprattutto. E non mi lamentavo io, i rapporti con lo specchio erano cordiali. Cioè la mattina mi incontravo, certe volte dicevo, ehi. Altre volte dicevo, però. Altre volte che ero giù dicevo, se non ci fossi tu. Vai in palestra e capitano queste persone, no? Che vanno lì da un po' più di tempo, no? Tu sei seduto e stai togliendo le calze e vedono, passi questo, come si chiama, la conchiglia, la tartaruga. La tartaruga. No? E lo guardi a questa altezza dicendo, oh la Madonna. Poi le palestre hanno gli specchi, per cui ti alzi in piedi, hai visto passare questo e vedi te. No? Non è bello. Anche, cioè non ero pronto.
Da lì il rapporto con lo specchio è peggiorato anche a casa, perché praticamente passo rapido davanti allo specchio. Pensa, e da lì è un cambiamento enorme, enorme. Il cambiamento si misura quando tu veramente ti chiedi, un mese dopo che ho avuto il cambiamento, ma io come facevo prima? E la risposta non c'è. Se la risposta non c'è, sei cambiato. Cosa vuol dire questo? Tu, ripeto, 2 o 3 volte l'anno il cambiamento lo fai. Però se sei cambiato, tu di quello che eri prima non ti ricordi niente. Ma devi rispondere anche tra te e te alla domanda chi ero e cosa ho fatto. Alcune cose le sai, le date, no? Dove hai parcheggiato la macchina, questo te lo ricordi bene. No? Ma un conto è quello che cosa sai e un conto è come lo sai e il come cambia. Tutti possono raccontare la storia di uno che ha una moglie che lo tradisce, per esempio, no? C'è il signor Bovalì, il tuo vicino di casa, è Anna Karenina. Però da come uno lo racconta, cambia tutto. Ecco, ognuno di noi è sempre in corso, sta sempre facendo un racconto. No? Sempre un racconto. Dentro di sé ricostruisce in continuazione, racconta, è un atto continuamente creativo. Purtroppo quest'atto creativo, che è bellissimo, di cui parlano le scritture, tra l'altro, è un atto creativo che tutti quanti stanno facendo, viene interferito nelle persone più deboli, nelle persone più gentili, nelle persone più buone, come siete probabilmente voi, viene interferito dai racconti che ti fanno altri, la maggioranza. E tu invece di raccontarti la tua storia, ti racconti la storia che ti racconta la televisione. E questo è il grosso problema di tutti noi. Qui avete visto prima di me parlare due persone che invece raccontano per conto loro. Che dicono, adesso io ho sentito il racconto degli altri e il racconto degli altri non mi basta. Io non penso positivo. Se pensassi positivo direi, mi va bene così. Io non penso positivo, io penso che quello che mi hanno raccontato sì, è coerente, interessante, Gentiloni, Renzi e tutto, no? Però io ho qualcos'altro da dire. E sia Anna sia Mauro, da due punti di vista diversissimi tra loro, avete visto, ti fanno un esempio, ti dicono raccontatela, perché è l'unico modo che tu hai per scoprire le verità, non la verità, le verità. La verità vi renderà liberi, no? Ecco, attenzione, perché verità è una parola latina, verità è latino. Il Vangelo è scritto in greco, no? Allora, vabbè, verità ebraica è un'altra cosa, ma è probabilmente l'autore del Vangelo di Giovanni, l'ebraico, non lo sapeva chi era, non lo sapeva bene, era un greco proprio. Verità in ebraico è emet, no? Emet. Emet, che in geroglifico vuol dire qualcosa che tu tieni dentro, è la stessa parola di mamma, mamma, no? Imma. Ecco, che diventa, con l'aggiunta di una T, diventa emet. Cos'è la mamma? Quella che tiene dentro qualcosa. Emet, la T in ebraico vuol dire esprimere. Allora in ebraico emet vuol dire tira fuori quello che hai dentro. Questa sarebbe la verità. E sarebbe perfetto. Tra l'altro come somiglia all'egiziano, sarebbe perfetto. In latino verità è veritas. Veritas vuol dire quello che è creduto. Non da te, dagli altri. Quello che è creduto. La veritas è sociale, no? La verità è quella che diciamo noi romani, basta. In greco, aletheia, lethes vuol dire velo, aletheia vuol dire togli il velo, apre, alfa privativo. Verità di cui parla Gesù è togliamo il velo. Se togli il velo, tu a un certo punto ti senti libero. Perché? Perché il velo sono le verità, sono le storie degli altri che ti nascondono la tua emet. Togli il velo e comincia la verità. Comincia. Io, nel Vangelo di Giovanni, poche righe dopo quel passo che citavi prima, dice, io sono la via, la verità e la vita, che tradotto nella nostra lingua vuol dire quello che tu chiami io davvero è la via, è una verità che ha una forma di via e che ha una forma di vita. Cioè la verità, tanto non sperare di averla mai. La verità è una via che tu percorri. Tu adesso vedi 10 metri,
tra un po' non sai se è svolta di là, no? Ed è, la percorri con la tua vita, cioè la tua verità è tua e basta, è una via che tu percorri, questo vuol dire, per poter dire io davvero, devi pensare a una verità che al tempo stesso, il tuo modo, la vita che procedi, che non sai cosa ti capiterà, la via che stai scoprendo, e la verità è questa, essere liberi vuol dire non dover rispondere a nessuno. Libertà è una bellissima parola, come si sa, vuol dire fare quello che piace. La maggior parte dei nostri contemporanei non sanno quello che gli piace, sanno quello che gli deve piacere. Quindi deve piacere Papa Francesco, e deve piacere Gentiloni, e deve piacere la verità data dalla teologia. Ecco, oppure ti deve dispiacere, però è un dovere, no? Dovere. Invece avete visto Anne che parla e dice, perché Anne racconta queste cose? Sto parlando agli scettici presenti, a quelli che ascoltando dicevano com'è sottile il confine tra paranoia e poesia. No? È sottilissimo, cioè tu vedi, leggi Il Signore degli Anelli, dici, è pazzo questo. Beh, certo. E invece no, è un poeta, è diverso, anche Anne è poesia. Perché lo fa? Perché lei sta dicendo una cosa semplicissima, lo sta declinando in tantissimi modi, belli, da grande narratrice epica, sta dicendo il tuo punto di vista che parte dalla terra e si guarda intorno non ti ha ancora stufato? La smetti di dire lei non sa chi sono io? Perché non lo sai neanche tu. È meglio che tu cominci a guardarti dal punto di vista di altri pianeti. Non ti importa se esistono o no. Il fatto stesso che tu immagini che esiste un punto di vista fuori dal mondo e guardi, è la realizzazione di quella vecchia idea di Archimede siciliano che diceva datemi un punto d'appoggio e io, fuori dal mondo, e io ve lo sollevo. La nostra psicologia, tanto per dire, il punto d'appoggio fuori dal mondo non ce l'ha. Cioè la nostra psicologia esclude che esista un punto di vista fuori. Quello che vedete qui sono persone che dicono no, il punto di vista fuori c'è. O meglio, facciamo che c'è e raccontiamo le storie. Una volta raccontate le storie, vedrai che quei problemi che prima ti sembravano enormi e insolubili, visti da Shamballa o visti dagli Elohim, non sono mica tanto grandi. Anche perché te li stai raccontando, come ti racconti Shamballa e gli Elohim. E tu sei il padrone del racconto e puoi cambiarlo quando vuoi. Quella frase che dicevi prima tu, che citavi dal Vangelo di Giovanni, è molto bella, quella sulle molte dimore, e può essere proprio emblematica della giornata di oggi. Ti sto portando via le domande. Emblematica della giornata di oggi. No, io volevo chiederti una cosa su Gentiloni, ma te la chiedo dopo. Allora. Tu continua su questo tema. Perché mi è piaciuta l'irruzione. Perché il vero alieno, come parentesi, il vero alieno finora nominato è Gentiloni, perché per il resto, finché parliamo di Shamballa, qui tutti, come se fosse normale. Mi domani... Sono quelli che vengono sottoterra, c'è David Icke, c'è Biglino, gli Elohim, tutti, sì, lo sappiamo, avanti. Invece quando è arrivato Gentiloni, tutti hanno fatto Gentiloni, chi è? Come? Ma esiste. È bello questo, è bello che noi creiamo un mondo, non è bello questo? Che noi riusciamo con questa narrazione di oggi a creare una piccola comunità per la quale Gentiloni è un piano eterico. Cos'è quella roba? La realtà è questa, è vero. E poi c'è della gente che fa politica, perché io credo, adesso ti sto interrompendo, ma mi hai chiesto tu di interromperti, credo, mentalmente. Volevo dire, forse è lì il punto, cioè riuscire nella vita a vivere su un piano per cui tutte queste cose, per cui la gente si appassiona, il calcio, io non so se tu sei appassionato, ma il calcio, la politica, no? La situazione mondiale... No, le varie etnie sono i racconti altrui, Sono i racconti altrui. Questi. Sono i racconti altrui, in definitiva, sono i racconti della televisione, come se esistesse un mondo in cui ci sono delle persone elette da noi che prendono delle decisioni per il nostro bene. Che carina come idea! Beh, è una bella storia. Io la trovo molto simpatica.
però è una storia di fantascienza, cioè una storia di fantascienza, sono questi ricchissimi che però fanno il bene dell'ultimo spazzino che sta morendo di fame. Ah, come lo fanno? Togliendogli anche le ultime cose. Ah sì, e come mai? Sai Dio con Giobbe, la stessa cosa. Mi piace molto, a me fa molta simpatia, però sarebbe bello se ci fossero sempre più persone che lo vivono, che vivono il mondo come una narrazione. Come si fa, Igor, a vivere il mondo con una narrazione? Ti sto facendo una domanda, ma in realtà la mia domanda era un'altra, ma non posso dirla. È filologia. Filologia? Filologia. Cioè, filologia vuol dire, è un bel mestiere, è un mestiere che può essere pericolosissimo, è quello per cui si finiva sui roghi a suo tempo, no? Perché uno infatti, dice, no? scusami, si chiamava filologia, perché era la voglia di finire sul rogo, io sapevo, all'inizio. Poi, filologia. È anche il termine sbagliato, perché in greco filologo sarebbe uno che gli piace parlare, in realtà, semplicemente. Filologia, e niente, è il vedere cosa c'è scritto, no? Cosa c'è scritto. Perché sai, anche dei racconti belli che ti sono arrivati da tanto tempo fa, si sono stati interferiti da racconti di altri, che sono le traduzioni. E purtroppo, con questa storia del fidarsi di Gentiloni e così via, che prima era un altro Gentiloni, però è sempre lo stesso personaggio. Nelle fiabe è la nonna di Cappuccetto Rosso già dopo l'inghiottimento, no? E sta seduta con quell'aria appunto da Gentiloni che ha letto, che dice, no? Che mani grandi che hai per toccarti meglio. No? Dunque, per esempio, pensate a questa traduzione qua, tanto per dire quello che ci perdiamo a seguire i racconti degli altri, degli altri plurale, della maggioranza. Giovanni capitolo 14, l'ultimo discorso di Gesù ai discepoli, prima dell'arresto, discorso sconsolatissimo, perché è il momento in cui Gesù si accorge che i discepoli non hanno capito niente e capisce che è tardi, perché è giovedì sera, tra un po' lo arrestano. Allora cerca di condensare tutto in tre pagine, tre capitoli, sperando che questi diano dei segnali con gli occhi di intelligenza, no? E di pagina, di versetto in versetto, la speranza è sempre più flebile. E alla fine si consegna proprio brontolando, dicendo adesso dovrebbe intervenire papà, poi, che naturalmente è andato, no? Sapete, gli ha detto ti copro io, no? E le ultime frasi della Bibbia, le ultime frasi sulla croce sono oh, è lì. Adesso devono intervenire le truppe, no? È lì la massa Bakhtani, no? Perché mi ha abbandonato, poi muore. Ecco, prevedendo questa cosa qui, lui dice, speriamo almeno che i ragazzi hanno capito, dopo 2 anni che lavoriamo insieme. E gli fa sto discorso che è stato tradotto in un modo criminale. La traduzione, che da lunga consuetudine in sua memoria, è non si turbi il vostro cuore. Se credete in Dio, credete anche in me. No? Io vado a prepararvi il posto. Se così non... Aspetta, no. Nella casa del padre mio ci sono tante dimore. È così la traduzione? È chiaro che non state capendo niente, ma è così la traduzione. Nella casa del padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, ve l'avrei detto... E qui... Magnifica. Se così non fosse ve l'avrei detto, ma perché è così contorto? Scusami, capisco il momento difficile suo. Tradotto male. Dice: io adesso vado a prepararvi il posto. Quando sarò andato, tornerò e vi prenderò con me, perché dove voi siete, cioè dove sono io, siate anche voi. No? Così sapete dove vado. Naturalmente immaginate se voi foste discepoli e questo qui dice adesso mi arrestano, mi uccido, vado a prepararvi il posto, poi torno. Naturalmente i discepoli hanno risposto e dire senza fretta, con comodo, non c'è tutta sta cosa, no? Tu basta che prenoti, poi arriviamo, no? Tu leggi, non capisci, ti senti stupido, pensi che tanto te l'aveva detto anche tua mamma che sei stupida, e quindi sono tutti d'accordo. Certo. Sono, i fidanzati te l'hanno detto, tua mamma te l'hanno detto, e gli insegnanti erano d'accordo su questo punto, e c'è andata così sta reincarnazione qua. No? Noi non capisco, non posso capire. Sapete com'è in greco? Mi fa una rabbia a me sta roba qua.
Sapete com'è in greco? In greco è: non fate confusione col centro di voi stessi. Non è non si turbi il vostro cuore. Quando cercate di capire Dio, state cercando di capire voi. Dice questo in greco. Quando state cercando di capire Dio, state cercando di capire il tuo io. E se questo non vi è chiaro, ve lo dico così, perché in greco dice così, non è se questo ve l'avrei detto, no, dice, se questo non ti è chiaro, te lo dico in un altro modo, così lo capisci anche se sei Pietro. No? Pietro è lo zuccone proprio. Dice, facciamo che tu hai un io grande, che è sempre più avanti di te, e dovunque tu arrivi, lui ti avrebbe già preparato il posto se tu gli dessi retta. Quello lì lo chiami la verità. Lui va, domani ti prepara le occasioni di scoperta. Non devi fare altro che capire come ascoltarlo. Non dar retta agli altri, dai retta dentro. E così, in questo modo, scopri la via da percorrere. T'avessero spiegato sta cosa, come sarebbe cambiata la tua vita? Saresti diventato un grandissimo raccontatore della tua storia. Poi ci sono altri errori terrificanti, per esempio nell'Ave Maria, che tutti quanti conoscete. Com'è che fa l'Ave Maria? Ave Maria? Piena di grazie, Signore, con te tu sei, benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Scusa, volevo farmi la figura. Tutte le settimane. Scusa. Vanità, tutto è vanità. Tutto naturalmente è vanità. L'avete detta tutti questa, no? Ecco, cosa dice Ave Maria? Ave Maria, buongiorno Signore, no? Piena di grazia è un complimentone, no? Come dire, sì. Però, piena di grazia vuol dire tutto, però agli anni che ama li porta veramente bene. No? E poi si arriva al Signore con te. Cosa vuol dire il Signore con te? È un punto dolente, terribile della religione cristiana. Perché sai che adesso lei dov'è adesso? Lei è stata assunta, no? In cielo. Quindi lei è in cielo con lui. Però lei non è sposata con lui. Lei è sposata con... che non è su. Ah no? Non è su Giuseppe? Eh no. Con tutto quello che ha fatto non no, è su? Giuseppe in giro. Cioè, il dogma dell'assunzione... Questo mi sembra brutto. No, allora io capisco che noi alle donne facciamo le cose peggiori e quindi mi sembra il minimo che Giuseppe sia all'inferno, così. No, non però è l'inferno. Dov'è Giuseppe? Cioè, assunta in cielo, l'assunzione, una sola c'è stata. Ah, vuol dire che una col corpo e l'anima è andata in cielo. Certo, però lui, non, lui, però no, lui è in paradiso, è in paradiso, si vedono, sue, salutano. Sta nelle sue chiese, così. Però quella che è su in cielo è lei. È lei. È lei. Cioè Dio non è single, capisci? No. D'altra parte il figlio l'ha avuto da lui, sì. Non da Giuseppe. Giuseppe sta per conto suo, lei sta con Dio, sono molto discreti, perché non c'è in tutti, e questa è una cosa clamorosa che non mi siete mai accorti, nessuno che sappia se ne è accorto, non c'è un'immagine, una foto, un'icona in cui Dio compare con la Maria, no. Come dire, non c'è neanche uno. Cioè sono discretissimi. Posso dirti, neanche Dio con Gesù. No, pensaci Dio, bene. Dio con Gesù. Dov'è Dio con Gesù? Tutto c'è? Sud America. Tutto Sud America. In Sud America? Sud America c'è il... Hanno questo bel rapporto fra padre e figlio, evidentemente, per mettere Dio e Gesù. Perché noi invece viviamo con la Madonna e il bambino, il babbo è da un'altra parte. La Madonna e il bambino. Madonna e il bambino. A casa di lui. No? A casa di lui. Dell'altro. La Madonna e il bambino a casa dell'altro. Sì, non infatti del anche Giuseppe nel presepe vi accorgete che era perplessa. No? Ecco cosa dice Gesù. Comunque ho capito una cosa, Gesù essendo figlio di questi due che sono separati, per questo dice molte sono le dimore, no. Perché lui abita con Giuseppe e ha la seconda casa anche, poi ci sono tutte le altre casa. Allora, e tante altre dove entra quando vuole non invitato però. Naturalmente questa coppia è imbarazzante, per questo non compare mai. No? Certo. I cattolici c'erano tanto su con le coppie di fatto, ma dovrebbero dare un'occhiata in alto. Sì.
Questo è quello che tu, senza accorgerti, pensi dicendo l'Ave Maria. Capisci? Tu non te ne accorgi mai di questo. Però tutte le volte l'hai detto, Signore, con te, e dice, sì, stai insieme, non ce ne deve fare. No, a me va bene. Cosa posso dire io? No? Sono fatti i vostri, ognuno è libero, anch'io sto con la Francesca, per cui... No? E pensate com'è in greco. In greco è da capogiro quella frase lì, da capogiro. Perché in greco, se avesse voluto dire il Signore con te, avrebbe detto, o curios, che è il Signore, syn, syn te, syn se, è con te. No? Syn è con, simbolo, simpatia, syn. Non dice syn, dice metà. O curios, metà su. Cosa vuol dire metà? Vuol dire due cose. Metà vuol dire al di là e attraverso. Alt, fermi tutti, questo è molto importante. Allora, per noi al di là e stop. Dire metà in greco vuol dire quello che è al di là si esprime attraverso quello che c'è al di qua. Dire a Maria, la Gabriele che arriva, no? Dice il Signore metà su, vuol dire quello che tu hai sempre pensato che fosse chissà dove, si sta esprimendo chissà da quanto tempo, cara ragazzina, attraverso di te. Ti sei accorta che l'aldilà si esprime attraverso di te? Noi ce la siamo, questa cosa qui non l'abbiamo ricevuta in nessun modo. Ma pensate a una ragazzina di 6 anni che impara l'Ave Maria e che impara a capire che l'aldilà si esprime attraverso di te. Cosa fa questa qua a 40 anni? Oltre al Presidente della Repubblica, come secondo lavoro, cosa fa? Giovedì, venerdì e sabato fa il Presidente della Repubblica. Negli altri 4 giorni della settimana, oltre a scoprire delle cose nuovissime, a scoprire nuovi continenti, cosa... è chiaro che questi racconti qua, fatti antichi, ti spalancano delle prospettive che racconti fatti da altre persone ti hanno nascosto. Quindi la filologia, che è un lavoro, ripeto, un lavoro, ma cioè, dal punto di vista, io l'ho scelto perché i filologi vivono tantissimo. Hai provato? Hai provato scientificamente? Sì, i filologi sono sopra i 100 anni, 90 anni. Io ho detto, tra tutti i mestieri facciamo questo. Certo. Però adesso vivono tantissimo. Nei secoli passati i filosofi avevano, cioè i filologi avevano una sorte terribile. Perché uno dice, guardi che qua è scritto, morto. Ecco. La filologia è un bel allenamento perché poi la applichi a te. Tu racconti delle cose di te in cui credi e che chiami realtà, e le chiami tu realtà, chiami tu realtà. E poi però non vai a vedere come le hai raccontate. Le hai raccontate bene, le hai raccontate male. Era quello che volevi dire veramente. Era quello che hai raccontato tu o te ne hanno raccontato altri e tu ci hai creduto. Perché, ripeto, magari per gentilezza, magari perché ti dispiaceva vedere le persone che dicevano non ci credi a quello che diciamo. No, ci credo. Ma come? No, se, ci credo anch'io. Il tempo passa. Poi a un certo punto, una domenica pomeriggio, arrivi, senti Mauro, senti Ann, ritorni a casa e dici, fai quel pensiero bellissimo, che capita poche volte nella vita, ma quando capita vuol dire che è passato Gabriele, che è, ho sbagliato tutto. Sto sbagliando tutto. Io valgo enormemente di più di quello che pensavo di valere. La mia autostima la butto via perché io stimavo quel pirla che ero fino a poco fa, vissuto di racconti altrui. E adesso invece comincio a dire, ma io che racconti sento dentro? No? E da lì si viene fuori quell'io grande che ti porta altrove. Promessa fatta, bella promessa di Giovanni, e che Gesù stava semplicemente dicendo nel Vangelo di Giovanni, ascoltatelo, no? Cioè, c'hai questo qua che ti vuole questa guida interiore, vai, fatti portare, da retta agli altri. Ovviamente cambierai tutto, perché non appena ti accorgi che quello ti porta verso chissà dove, quello che hai adesso non ti basta più. Bisogna spiegarlo a casa. Cosa dirà mio suocero? Per dire, non dico, il gatto sarà d'accordo perché il gatto ha sempre detto, no, lo dicevo anch'io questa cosa, sono pensato anch'io.
ti chiedo, allora mi dai una mano, mi dai una mano a dare dei consigli, sono consigli di vita che evidentemente voglio per me, ma magari interessano qualcun altro. Riguardano l'ignoto adesso, ok? Perché tu hai parlato di una cosa interessantissima che è la narrazione, il modo in cui ce la raccontiamo e ci raccontiamo. Però non possiamo raccontare l'ignoto perché appunto non ci hanno detto nulla. Ci sono una serie di argomenti su cui non sappiamo nulla, viva Dio, perché possiamo inventarceli, no? Io lo trovo meraviglioso, è bellissimo non sapere nulla di certe cose. Oggi con Wikipedia purtroppo io in un attimo scopro esattamente il numero di abitanti del Liechtenstein, mentre prima potevo immaginarmeli, potevo immaginare degli agricoltori carini, che invece mi dicono no, quelli lì sono così, pa la foto e vedo esattamente chi sono. Quindi ho meno spazio per l'immaginazione apparentemente con questo internet, no? Che mi racconta la sua versione della realtà. Io ho visto due film recentemente di fantascienza, uno si chiama Colossal e l'altro Time Lapse, in cui in entrambi i casi i protagonisti si trovano di fronte all'ignoto, sono di fronte a cose veramente imprevedibili. Per farla breve, in uno, in Colossal, lei scopre, è bellissima l'idea, lei scopre che passeggiando in un campo a una certa ora del giorno, nella sua cittadina che è, non so, nel Maine, mettiamo, lei in realtà a Seul appare un mostro gigantesco che calpesta la città, no? Ed è lei. È lei. No, il Maine l'ho detto perché è sempre il Maine, ma forse stavolta non era il Maine. Per una volta non era il Maine. Lei ovviamente, cosa succede? Che questa cosa le distrugge la vita sia di lei che degli altri perché non sanno come affrontarla, ok? E fanno un disastro dietro l'altro. Nell'altro film i ragazzi scoprono una macchina che può fare delle foto che ti fa, scusami, che stampa alla stessa ora, ancora una volta, alla stessa ora, tutti i giorni, stampa la foto del giorno dopo. Quindi loro, invece di essere felici, all'inizio cosa fanno? Guardano i risultati delle corse, si mandano i risultati delle corse in anticipo, tipo, perché la foto del giorno dopo loro mettono i risultati delle corse e il giorno prima giocano i soldi. Molto complicato, ma non so se l'avete capito, ma non importa. Qual è il punto? Non importa, perché il punto qual è? Di fronte a questa cosa, ma nel giro di 5 minuti va tutto in vacca. Cioè, in entrambi i casi c'è una comunità di ragazzi, di giovani, anche di nerd, quindi esperti di fantascienza, di futuro, che pensano, hanno un modo di pensare altro rispetto alla società, che di fronte all'irruzione dell'ignoto nelle loro vite non solo non riescono a gestirlo, non gestiscono più i rapporti fra di loro. La cosa più interessante è che litigano fra di loro, diventano improvvisamente come nel Signore delle Mosche, uno vuole diventare il capo, l'altro diventa la vittima, eccetera. Allora, Sibaldi, come facciamo a prepararci all'ignoto? Ah, non bisogna essere preparati per niente. Cioè, è una domanda, no? Una domanda, hai tipo quelle 2 ore e mezza per rispondere. Ah. Allora, all'ignoto l'unica cosa da non fare è esserci preparati. Questo è un altro principio biblico interessante. Quando Dio, Yahweh, propone ad Abramo di collaborare, no? Gli dice vai verso il paese che io ti indicherò poi. Esci dalla tua terra e va dove ti porterò, questa. Dove ti porterò? Dopo la faccio. Cioè non saperlo prima, non saperlo prima. E questa qui è bella come cosa, perché quanti secoli fa sarà stato? A partire dal 1859... nell'evoluzionismo si scopre che questo è il modo in cui si evolvono tutti gli organismi. Gli organismi si evolvono non sapendo dove vanno. C'è questa idea bellissima che si chiama competence without comprehension. Cioè, l'albero non sa come si fanno le radici. Non ha più pallida idea. Però gli riescono molto bene. Cosa vuol dire che non sa? L'albero probabilmente non ha questi problemi. Però l'uomo sì, l'uomo ha dentro di sé una piccola zona di noto, penso che gli animali non ce l'abbiano, molti animali non ce l'abbiano, una piccola zona di noto e pensa di essere quella. In realtà l'uomo è la parte, cioè in realtà tu sei anche la zona ignota e la zona ignota sa un sacco di roba di fronte alla quale la zona nota tua può solo sorprendersi. E se non ti sorprendi, non c'è niente da fare, vuol dire che non sei sulla strada giusta. Meravigliati di quello che sai fare,
per meravigliarti di quello che sai fare, devi per forza entrare in quello che si chiama successus, in latino. Non è un passato prossimo, non è un participio passato. Successus vuol dire il succedere. Il succedere. Le persone che hanno successo, hanno successo perché a un certo punto hanno permesso che nella loro vita capitassero cose che loro non avevano previsto. Io mi metto a repentaglio, rischio. Cosa capiterà salendo sul palcoscenico? Valida idea. Finché sto giù nel noto, è tutto sicuro. Nel momento in cui entro nel successus, non c'è niente di sicuro e può andare molto bene. Può andare molto bene come non andrebbe mai se io rimanessi nel noto. L'ignoto è il principale alleato che una persona ha. E non è che sia lontano, eh? Qui c'è un altro testo sacro importante, la Divina Commedia, che di fatto è un testo sacro, perché mentre lo leggi, se lo leggi piano, e se dimentichi quello che ti hanno spiegato a scuola mentre lo leggi, ti accorgi che ti fa lo stesso effetto di un testo sacro. Cioè è un libro che ha un mana, che ha una forza, che sa delle cose che probabilmente Dante, se glielo chiedevi, dicevi non sapeva come spiegartele, come l'aveva scoperta. Com'è gli ultimi versi della Divina Commedia? Interessantissimi. Dove di solito non si arriva perché ormai è estate. Tanto il paradiso è una palla, no? Per cui l'inferno è bello, per il purgatorio è un casino, il paradiso è una palla. Ecco, cos'è che dice alla fine del viaggio? Lui dice che la Madonna lo porta a vedere Dio. Ovviamente sapete, state insieme, stanno insieme, per cui glielo può, lo porta a vedere. E lui vede una sfera colorata con dentro, vediamo quando vi accorgete, con dentro un punto nero, una sfera colorata di tanti colori con dentro un punto nero. E lui, guardando in questo punto nero, vede la sua immagine riflessa, come fai tu quando guardi l'occhio di qualcuno. E poi dice che si accorge che il viso mio tutto era messo in quell'occhio. Qui fa un gioco di parole. Viso, nell'antitriano medievale d'allora, vuol dire sì viso, vuol dire anche vista. Vuol dire che io mi accorgo che quell'occhio è mio e che la parte di Dio che io non conosco, è Dio che io non conosco, che per me è inconoscibile, somiglia all'inconoscibilità di una parte del mio corpo che io non vedrò mai dal vero, che è la mia pupilla. Non la vedrò mai in 3D la mia pupilla, in nessun modo. La vedrò solamente sullo specchio o su un filmato, dove non sarà la mia pupilla, perché sarà 2D, bidimensionale. Ma com'è la mia pupilla davvero, io non posso vederla. Quindi il punto più ignoto di tutti, per te, costituzionalmente, quello che non vedrai mai, mai, è quello verso cui tu guardi tutto. Più confortante di così? Applausi. Ed è proprio quello attraverso il quale dovremmo guardare il mondo. In effetti noi non sappiamo, spesso stiamo al mondo senza conoscere, senza sapere e senza conoscere il nostro punto di vista. Sì, sì, è una bella metafora biologica che la natura ti ha messo. Cioè, guarda che il punto più ignoto del mondo è quello attraverso cui tu conosci. Una cosa molto simile è in linguistica, che non so se lo sapete, però in linguistica c'è un grandissimo da fare per riuscire a capire cosa vuol dire significato. No? Perché è una cosa così semplice, però non si riesce a spiegare. Ma cosa vuol dire? Cos'è una cosa? Vuol dire una cosa che significa? Proprio la cosa più semplice è la cosa che non si riesce a capire. Quanto al tempo nel Maine, che il Maine deve essere un posto veramente strano, bisogna andarci nel Maine. Perché io sto leggendo un libro di Stephen King ambientato nel Maine. Ma perché lui li ambienta tutti lì? In cui uno camminando in un bar entra in un gradino che lo porta in una dimensione extratemporale. No? Che lo porta 50 anni prima. A parte il Maine, tu hai il tempo, no? E il tempo è la cosa più ovvia che tu hai, no? Perché è quello che dà forma a tutto. Tu fai racconti, dicevamo, i racconti hanno bisogno di tempo. Cioè non c'è il tempo, non puoi raccontare. E il tempo ti sembra una sicurezza, come lo spazio. C'è lo spazio, c'è anche il tempo. Problema. Lo sai che non c'è neanche uno strumento che misura il tempo?
perché l'orologio misura i gradi di una circonferenza. L'orologio atomico misura degli impulsi elettrici, no? La clessidra misura dei granelli di sabbia, ma non c'è niente che misuri il tempo. Non solo, quando tu parli del tempo, ti sei accorto che dici un tempo lungo, un tempo breve, un tempo lontano, cioè un tempo che scorre, usi tutte metafore spaziali, ma non c'è neanche nel linguaggio il modo per indicare il tempo con termini temporali. Questo, orca miseria, come mai? La realtà del tempo evidentemente a noi non è, o non è congeniale, o c'è qualcosa di importante. Il tempo è un po' come la pupilla, questa cosa. Dunque, il tempo, la parola, anche la parola tempo, la parola tempo viene dal greco, che viene dal sanscrito, che vuol dire suddiviso. Che cosa è suddiviso nel tempo? Tempo vuol dire solo suddiviso, vuol dire suddivisione. Suddivisione di che? Come te lo immagini tu il tempo che la nostra civiltà ha suddiviso in ore, giorni e anni? Come te lo immagini? Come un flusso, come una dimensione, come una cosa che scorre? Prova a pensarci e vedrai che ti trovi di fronte all'ignoto che sta accanto a te, ma in un attimo solo, E tanto per dire, cioè, altre civiltà avevano altre idee di tempo, risolvevano in un altro modo, bella la civiltà egiziano-ebraica, che indica la parola tempo è zman, che vuol dire anche canto. Dice, beh, avevano le note, non avevano le note. Non avevano la musica suddivisa in note, ce l'avevano. Canto, tu immagina nel deserto uno che cammina e canta. A distanza di 400 metri non lo senti, lo senti appena appena. A distanza di un chilometro non lo senti. A distanza di 50 metri lo senti. Quello lì è il suo canto. E il tempo è uguale, ognuno al suo. Pensa che soluzione avevano dato. In questo modo tu ti trovi a contatto con l'ignoto, anche senza andare su altri pianeti. In un attimo. E cosa puoi fare? Spaventarti? No. Comincia la parte creativa. Fai parlare la tua parte più grande. La tua parte più grande non parla assolutamente con le parole della filosofia, con le parole della razionalità, parla metà, attraverso le parole. Parla con i gesti, con le intonazioni, con gli accenti della voce. Racconta. Ecco, come fai a risolvere il tempo e tutti gli altri ignoti che hai, che senti? Racconti. E raccontando ti accorgi che quell'ignoto, se aveva uno scopo, era lì per farti fare dei racconti bellissimi. Se cominci ti accorgi di quanto sei brava a raccontare, purché non cadi nell'equivoco di quelli che ti hanno detto ma questa cosa qui te la racconti. Risposta: sì, certo, e mi piace tantissimo ed è l'unica libertà che conosco. Oh, bello. Igor, si è capito che Igor ama le parole. Ti sarai probabilmente posto una questione, perché è una questione interessante. Come si può comunicare con persone che non hanno la stessa logica nostra o addirittura non usano il linguaggio? Questo poi è quello che ci capita tutti i giorni. Il nostro alieno è uno che parla un'altra lingua, oppure è uno che ha delle cattive intenzioni e che quindi ha una logica diversa, mi vede come un personaggio di un suo disegno, oppure ha tutt'altre intenzioni. In ogni caso è una persona con la quale io faccio fatica a entrare in contatto perché non parliamo la stessa lingua, non ci capiamo. Ti sarai immaginato qualcosa? La mia domanda è, tutte queste parole che noi usiamo, studiamo, ci accapigliamo per capirne il significato, è la famosa domanda provocatoria, la chiamavano una volta, Corrado la chiamava la domanda provocatoria, vecchi tempi. Cioè, noi stiamo analizzando tutte queste parole, ma poi quando si tratterà di comunicare con questi esseri che le parole non ce le hanno, come la mettiamo? Ma mi è già capitato diverse volte, perché allora la prima persona che aveva un'altra logica e che non capiva quello che dicevo era mia madre in certi momenti, perché era impossibile parlarle quando si era messa in mente un'idea. A partire da un certo punto,
Beh, io sono vissuto un po' in Russia, un po' in Italia. Fino a 6-7 anni andavano tutti bene. Cioè, ero bilingue come siete bilingue anche voi. Cioè, voi sapete l'italiano è un dialetto, che sono due lingue diverse. Io sono l'italiano e il russo, che è facile. Cioè, semplicemente impari. Questa che è una sedia e anche una stool. Ah, ma è facile, sì, ho capito. Come l'inglese, anche l'inglese c'è una parola per dire sedia che non è sedia. È uguale. Tu impari fin da piccolo, si fa così. Allora, se lo sapevate, non è che... Per cui non senti lo switch. Parlando col bambino russo, parlando col bambino italiano, tu non senti neanche lo switch del cambiamento di lingua. Ah no, è vero. Il bilinguismo è questo. Sono uguale, sì. E i bambini russi e i bambini italiani a 6 anni erano uguali, identici. Certo, là giocavano più a hockey che a calcio, però erano uguali. E lì c'era la comunicazione proprio tra conspecifici. Verso i 13 anni i bambini russi cominciavano, con mia perplessità, a diventare russi. E i bambini italiani cominciavano a diventare italiani. E io pensavo, è un momento, poi gli passa. Non è possibile. Verso i 16 anni, 17, come giustamente diceva Mauro del condizionamento, loro erano russi e questi altri erano italiani. E i russi non parlavano più con me dicendo tu Igor, dicevano voi italiani. Gli italiani dicevano non più tu Igor, dicevano voi russi. E io pensavo, niente, non capiscono più la mia lingua. A questo punto devo sperare che il significato di quello che penso arrivi a loro in qualche altro modo. E qual è? Tante volte non è arrivato. Per lo più non arrivava, cioè per lo più cercavo allora di capire quello che lo dicevano e cercare di inserirmi nei loro processi mentali per farti vedere che qualcosa non andava tanto bene. Quando c'era un attimo di perplessità, allora dicevo, e anch'io penso, no? E dicevo anche io una cosa del genere. Però capitava di rado. Ultimamente è molto migliorata la cosa, perché è venuta fuori questa cosa che tu chiami esoterismo, e la gente è più interessata alle cose, no? Gli piacciono, è più pronta a cambiare idea. Quanto agli alieni, dunque, ognuno ha il suo racconto. Nel mio racconto personale gli alieni non ci sono ancora. Certo. Non ci sono ancora, come ben sai, per un motivo puramente linguistico. Ecco, allora, nel mio racconto personale, credere fermamente è una cosa dannosa, no? L'unica cosa che non devi fare quando fai un racconto, quando ascolti un racconto, è crederci, perché ti perdi il bello. Cioè, se tu pensi, Anna Karenina, ma quanto era alta, no? E come faceva il pipì, ti perdi tutto. No, Anna Karenina non c'era, c'è perché non c'era. Anna Karenina è un racconto, non devi crederci, devi intenderlo, devi entrarci dentro e intenderlo, devi farti guidare da questo racconto. Questo vale per la vita. Come per la musica, fai portare dal racconto che ti porta in posti bellissimi dove Tolstoi doveva portarti. Ecco, non crederci. E nel mio racconto personale, esclusa la fede per principio, non mi interessa. L'ultima cosa mi interessa credere, perché se tu riesci a dire io credo in questo, che vantaggio hai? Dire pubblicamente che hai ragione, ma che te ne fai di aver ragione? C'è il proverbio: nella vita o hai ragione o sei felice, lo sanno tutti. Se hai ragione cominci a chiuderti. Ho capito una cosa, chiudo. E non voglio capire nient'altro, perché sennò magari scopro quello che ho torto. Questo è il credere, e mi ripugna tantissimo. Mi importa lo scoprire, no? Se scopro di aver torto, ma bellissimo, perché faccio una scoperta nuova, mi inoltro nell'ignoto. Gli alieni sono un linguaggio che è cominciato alla fine dell'Ottocento, no? È cominciato, come sapete, soprattutto negli Stati Uniti. Il mito, la maggior parte delle persone quando parlano di alieni stanno associandosi a un mito della cultura popolare che è cominciato negli Stati Uniti, un vero e proprio mito, vero e proprio. Cosa capitava negli Stati Uniti a partire dal 1890? Gli americani vedevano arrivare questi qua. Ma chi sono questi?
italiani, irlandesi, ebrei, russi, libanesi, tedeschi, fossero pochini, ma sai per esempio quanti italiani sono andati in America tra il 1895 e il 1920? 14 milioni, un terzo degli italiani, solo italiani, poi c'erano ungheresi, russi, polacchi, tedeschi, austriaci, di tutto, arrivavano carichissimi di forza, senza senso di colpa. Ha ragione Anne, perfettamente ragione. Il senso di colpa è un disturbo locale, è un disturbo che funziona, se tu sei siciliano, funziona in Sicilia il senso di colpa. Se tu dalla Sicilia vai in Nuova Guinea, il senso di colpa non c'è più, perché il senso di colpa è una rete che tu fai con gli altri. Questi arrivavano senza senso di colpa, con un forte impulso o guadagni o muori, e nel giro di una o due generazioni, in tanti casi, diventavano più ricchi degli americani. Questi qua non sapevano spiegarsi la cosa. Tant'è vero che a un certo punto, nel 1921, l'America ha detto basta, ha fatto le quote, no? Non voglio più nessuno. Da quest'anno in avanti, italiani possono venire ogni anno 3.000, non di più. Prima quanti? Nel frattempo l'America era scossa, terribilmente scossa. E lì ha preso forma, dall'Inghilterra, soprattutto Wells, è stato uno dei primi, ha preso forma questo mito popolare dell'alieno che arriva. Dell'alieno che arriva. L'alieno che arriva, che è pericoloso, no? Pericolosissimo. Qualcuno deve spiegarmi, perché nella religione non c'è, anzi, porca miseria, io sono protestante americano del centro dell'America, questi ebrei non fanno altro che emigrare, cioè io devo dar ragione a questi europei che arrivano perché sono come quelli che cercano la terra promessa, quindi non c'è nessuno che mi aiuti, e ti arriva il mito aiutante, gli alieni. Il mito cos'è? Un bellissimo racconto in cui tu ti proietti un disagio, vedi che gli alieni arrivano ma sono sconfitti. Ah, che bello. 1930 e qualcosa, si vede la misura in cui questo mito ha messo già radici. Orson Welles, che al tempo non aveva neanche 30 anni, pensa, neanche 30 anni aveva, fa una trasmissione radiofonica da poco, sceneggiando la guerra dei mondi di Welles, e la vuole sceneggiare e attualizzare. Fa la trasmissione radio, a quel tempo naturalmente non c'era televisione, si sentiva la radio. E dice, pronto, un comunicato improvviso del telegiornale, interrompiamo le trasmissioni per dire che gli alieni sono sbarcati, stanno piantando le loro centrali. E provoca questo sfacelo, leggetelo in internet perché è interessantissimo. Guardate, sotto Orson Welles Wikipedia, gente impazzita, sono bloccati interi stati, gente che è scappata via, feriti, penso anche qualche morto, terrore che è durato, una psicosi collettiva che mostrava quanto era potente in quel paese questo mito. L'Europa stava a sentire, diceva, perbacco, che strani questi americani. Che strani questi americani. Finisce, e in Europa niente, perché Verne non ha mai parlato di alieni. Addirittura un grande scrittore americano, ma d'origine russa, Isaac Asimov, russo, nato nel paese accanto a mia madre, ha scritto una quantità, scriveva una settimana di romanzi, non ha mai parlato di alieni, ha parlato di mutanti, ha scritto un libro bellissimo, Civiltà extraterrestri, che parla di batteri, granchi particolari, ragni, dice, o muffe di un particolare tipo, e tanto cosa ne sappiamo che non abbiano una cultura anche le muffe, no? Ecco, invece dall'America veniva. Poi dopo la guerra la Svezia è stato l'impatto, no? Una cultura vincente come quella americana ha portato i nostri grandi momenti. Mi ricordo dall'America che effetto mi ha fatto nel 66 il primo numero di Linus. Fino a quel momento c'era il Corriere dei Piccoli, capisci? A un certo punto dal 66 in Italia arriva Snoopy. E tutto il mondo cambia improvvisamente, perché ti accorgi che è possibile usare il fumetto per metterci un'intelligenza pazzesca dentro. Valentina di Crepax era sullo stesso numero, però Charlie Brown, America. E da lì arrivava tutto, da lì mi aspettavo che arrivava questo linguaggio diverso.
il linguaggio in cui le varie trasformazioni che il mito ha subito, il linguaggio era: esistono situazioni diverse dalle tue, con le quali a un certo punto ti incontrerai, che si chiamano in americano alieni, ET, no? Extraterrestrial. Prima questi qua si chiamavano folletti, fate, prima ancora si chiamavano fantasmi, spettri, prima ancora si chiamavano arcangeli, angeli, diavoli naturalmente. Ogni civiltà ha avuto il suo lessico. Io non credo in nessuno di questi lessici. Forse quello che è più simpatico di tutti, quello che sono più vicino a crederci, è quello di chiamarli fantasmi. Mi piace molto questa idea qua. Mi piace moltissimo perché è alla base della nostra cultura, l'idea di resurrezione, no? L'idea che qualcuno che è morto possa non essere morto affatto, che tu possa toglierlo alla morte. È un'idea che viene da Osiride, che passa a Dioniso, che poi arriva al Vangelo e che si fonda sulla nostra religione attuale. Cioè tu sei cresciuto in questa idea. Cioè c'è un al di là che si chiama morte, invece che universo o altri pianeti, da lì c'è qualcuno che tu puoi tirarne fuori. Questo mi appassiona terribilmente. Non ci credo naturalmente, però può darsi che succeda. Mi piace tantissimo questa idea. Ma vedo tutti questi linguaggi come pari, perfettamente pari, e li rispetto tutti. Il problema dell'alienologia è dire: l'alieno è il linguaggio giusto, quello americano è il linguaggio giusto. Per cui io interpreto tutti i linguaggi precedenti sotto forma di quest'ultimo. No, perché io potrei interpretare il linguaggio degli alieni col linguaggio degli arcangeli, oppure col linguaggio delle fate. La ricchezza aumenta, perché non escludi niente, però ti accorgi che in tutte le epoche, in tutti i sistemi, tu hai davanti a te una situazione di confronto tra te sulla terra in una comfort zone nota e un immenso ignoto che non vedi l'ora di scoprire. E questa è la parte interessante. Lo scopo dell'ignoto è farti raccontare meglio, dicevamo prima.